L'onorevole interrogante che quantomeno affronta il tema delle riforme costituzionali nel merito, come si sforza di fare costantemente il governo e non inserendolo in altri quesiti che attengono ad altre materie, come abbiamo appena visto fare dalla collega. Detto questo, per quanto riguarda le spese che verranno ridotte attraverso questa riforma costituzionale, elementi puntuali e molto circoscritti sono stati forniti attraverso una nota da me trasmessa alla prima commissione proprio di questo ramo del Parlamento nell'ottobre del 2014, grazie agli elementi forniti dall'amministrazione dello Stato. Quindi da allora sono noti a tutti i colleghi e sulla base proprio anche di quegli elementi di valutazione, tra il 57 e il 60% dei colleghi di questo ramo del Parlamento hanno approvato la riforma costituzionale, quindi una riforma, insomma, che ha avuto una maggioranza ampia e che poi sarà sottoposta al vaglio dei cittadini ad ottobre attraverso il referendum. Ovviamente l'obiettivo principale della riforma non è quello semplicemente di ridurre i costi, questo è evidente, è una riforma che è volta a far funzionare meglio il nostro sistema, a renderlo più semplice, più efficiente, col superamento del bicameralismo perfetto, con un nuovo procedimento legislativo, con l'introduzione del voto a data certa, con l'eliminazione delle province, del CNEL, con un nuovo rapporto Stato-Regioni nel titolo quinto. Quindi è una riforma molto ampia che non può essere ridotta esclusivamente a un conto semplicistico. Ciò detto, do delle cifre che possono comunque aiutare sui risparmi immediati. Per quanto riguarda la riduzione del 30%, anzi 33% per essere esatti, delle indennità parlamentari, perché avremo una riduzione sostanziosa del numero dei senatori, la prima riforma democratica che porta a una riduzione del 30% delle indennità, avremo un risparmio di circa 80 milioni l'anno che derivano dalle indennità e dai rimborsi dei senatori, a cui si aggiungono circa 70 milioni l'anno per il funzionamento delle commissioni, per esempio, d'inchiesta, per la riduzione dei rimborsi ai gruppi al Senato. A questo possiamo aggiungere ovviamente la progressiva riduzione nel tempo dei funzionari che saranno necessari grazie, diciamo, al ruolo unico e all'unificazione di Camera e Senato per quanto riguarda la gestione del personale. Dal superamento delle province, solo in termini di risparmio per il personale politico si sono quantificati circa 320 milioni di euro l'anno. Il CNEL, la soppressione del CNEL porta ad un risparmio annuo di circa 20 milioni. Questo per dare dei dati concreti sul risparmio immediato. Ma il punto vero che ci dobbiamo porre è quanto in realtà crescerà di più il nostro Paese, quanto PIL in più produrrà il nostro Paese attraverso un sistema che finalmente dà stabilità al Paese, che finalmente consente di avere tempi certi per l'approvazione delle leggi, che finalmente pone chiarezza su cosa fa lo Stato e cosa fanno le Regioni, limitando anche il contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale, quello sì, elemento alla fine di spesa e di incertezza per gli imprenditori, per gli investitori, per i cittadini italiani. Ovviamente Fondo Monetario Internazionale, OCSE, e Unione Europea hanno sottolineato questi dati. La stessa OCSE ha detto che nei prossimi 10 anni avremo una crescita in più del PIL dello 0,6% grazie alle riforme politiche istituzionali e alla stabilità del nostro Paese. Quindi osservatori esterni, indipendenti, oggettivi hanno in qualche modo chiarito come le riforme del nostro Paese, in particolare quelle politico-istituzionali, contribuiscano alla crescita economica e non solo al risparmio di costi vivi immediati. Grazie. Grazie, Ministro.